E inizia questo primo game della, no, questo secondo game della semifinale, scusate, tra Movie Maker ed MMI, due giocatori che abbiamo visto in precedenza giocare molto bene. Tra l'altro Movie Maker è già al secondo Best of 3 che ti vediamo disputare, quindi insomma l'abbiamo già visto affrontare Earth nel primo Best of 3, quindi comportarsi molto bene, riuscire ad avere da meglio in diverse occasioni. Tra l'altro ho già parlato abbondantemente del suo storico partite, insomma, del suo storico torneo per quanto riguarda le competizioni ESL, quindi non c'è molto altro da dire, soltanto che spawna nell'angolo in basso a sinistra con il colore rosso e fa parte del team Under Semper. Credo che sia il team A, sì, dovrebbe essere il team A, insomma, il team Sì, più fa parte importante, del sì. team degli Outer Semper. Io ho dovuto, devo disconnettermi per problemi interni, quindi dovrò rilasciare la parola a Urkan. Siccome al solito il Sì. buon Urkan è sempre presente, intanto comunque vediamo un gas abbastanza veloce da parte di MMI, più Entrambi. veloce rispetto a quello del giocatore in rosso, quindi vedremo dei Reaper ancora più Sì. velocemente da parte del giocatore Daniels Gaming. Eh sì, finisco la presentazione, spawna nell'angolo in alto a destra con il colore rosa, lo stesso di Starigolo, ormai bisogna dirlo anche se non c'entra praticamente niente, il giocatore MMI dei Next Gaming, tra l'altro io non sapevo che faceva parte dei Next Gaming perché deve aver aderito ultimamente. Tra l'altro nel mio storico partite io vedo che MMI ha già affrontato Movie Maker, quindi anche Movie Maker ha già affrontato MMI nel Personal Game StarCraft 2 Qualifier 2, quindi insomma in una delle precedenti edizioni del Qualifier, e tra l'altro MMI ha perso, quindi vedremo se sentirà insomma il peso di questa sconfitta, quindi se vorrà rifarsi in questi due game oppure se avrà la meglio Movie Maker. Per ora Beh, vediamo 1-0. comunque un 2 Rax da parte di MMI che vuole Eh fare sì. un aggressive, vuole giocare molto aggressivo, farà doppia produzione di Reaper con questa 2 Rax e potrebbe anche portarsi a casa il game, a meno che comunque. Non lo E so invece no, forse no, perché perché MMI due anche lui Rax sta andando anche. dei 2 Rax, quindi. Sì, due Rax anche per Movie Maker, quindi mi sembra la build abbastanza speculare. Evidentemente entrambi stanno aprendo con dei Reaper, la cosa che li abbiamo visto fare anche nell'ultimo game contro Elta, entrambi hanno aperto di Reaper. Io non so se stanno magari guardando lo stream entrambi, ma penso di no, visto che c'è un delay consistente. E infatti intercetta subito l'SCV di MMI, Movie Maker, con il suo Reaper, e arriva il Reaper di MMI. Ormai sarà una guerra di Reaper, vediamo chi ne produce di più, chi decide prima di switchare a qualcos'altro. Normalmente quando si producono Reaper successivamente si switch a bio, ma dipende anche un po' da quello che vogliono fare. Ormai questa Rax potrebbe anche rientrare, magari quando finisce la produzione. Intanto arriva l'SCV di Movie Maker sulla linea mineraria di MMI e scouta praticamente tutto, visto che MMI ha deciso di non chiudersi, mentre Movie Maker sempre si chiude perché insomma preferisce non sc farsi scoutare, non far vedere cosa sta facendo, qual è la sua build, anche se è abbastanza chiaro, visto che ci sono i Reaper in giro da parte di entrambi. MMI mi sembra che ora ne abbia 3, mentre Movie Maker soltanto 2. Seguiamo l'attacco di Movie Maker, che entra in questo momento, salta sul cliff. Ora sono diventati 4 i Reaper di MMI, quindi potrebbe tranquillamente portarsi a casa questi due Reaper di Movie Maker. Riesce a portarsene via subito uno, vediamo come andrà la micro. Mi sembra per ora ottima da parte di entrambi, diventano 5 Reaper per MMI. Movie Maker sta iniziando in questo momento la produzione di Marine stimpaccati, quindi Eh sì, però lo sembra che non so se arriverà abbastanza velocemente, ci sono ben 5 lì per mentre ce ne sono solo ma eh 2 da parte del sì, suo avversario. dovrebbe arrivare un bunker per Movie Maker per difendersi, credo, ma anche perché, anche se non so il bunker dove potrebbe metterlo, visto che il cliff qui è molto grande, le possibilità per i Reaper sono tantissime. Arrivano sulla rampa in questo momento i Reaper di MMI, ce n'è soltanto 3, un Marine, Movie Maker, inizia l'ingaggio, parte il primo Reaper per Movie Maker, ottima la micro per MMI, riesce ad allontanare un Reaper, anche Movie Maker allontana il suo Reaper, ma rimangono 4-1, ne arrivano altri 2 per MMI, credo che non ci sia più molto da fare. Una parte di SCV che servono soltanto per spaventare i Reaper di MMI, infatti questi scappano subito appena arrivano gli SCV, si allontanano sotto la rampa, ne lascia soltanto due sopra per dare visibilità, ne muore due Reaper, rimane l'ultimo che riesce a salvarsi, muore
in questo momento, ma rimangono due Reaper contro soltanto tre Marine. Ha però ripulito la linea mineraria di Moonmaker grazie alla sua difesa strenua. Rimangono quattro Reaper contro quattro Marine. Salgono sulla rampa, ormai non credo che possa fare più molto MMA, visto che i Marine iniziano a essere già abbastanza due centri di comando per Movie Maker, che ha deciso di recuperare in questo modo gli SCV che ha perso. Ha levato tutti gli SCV da il gas praticamente, perché in questo momento deve concentrarsi su la produzione di SCV, visto che è decisamente indietro. Ha ucciso ben 14 SCV MMI, che è un danno grandissimo per gli 8 minuti di gioco. Siamo 25 SCV contro 15 per MMI. Ci sono due muli per Movie Maker, ma non credo che possano fare più di tanto, anche se un mulo sono 8 SCV, quindi si arriverebbe praticamente a 24, insomma, e 3 muli per MMA, insomma, quindi prende largo decisamente il giocatore in rosa. Fabbrica per Movie Maker, vedremo come deciderà di recuperare. Intanto ha finito la ricerca dello Steampack Movie Maker, lo ricerca anche MMA in questo momento, che invece di costruire, oltre a costruire un centro di comando, sta andando anche a spazio porto due racks in più. Intanto continua la produzione di Marine, probabilmente, come vi dicevo, massa bio per entrambi i giocatori, anche perché oramai con due racks non si, insomma, non conviene più fare nient'altro, cioè, conviene più proseguire con la massa bio. Comunque in linea di massima sta trasformando il centro di comando in comando orbitale. Intanto i quattro Reaper di MMI si fanno avanti per scoutare l'espansione, l'eventuale espansione di Movie Maker, che non c'è, mentre MMI sta già raccogliendo i minerali dalla sua Natural. Questo è un altro vantaggio decisamente notevole per il giocatore in rosa. Ingaggio in questo momento tra i Reaper e i Marine di Movie Maker. Poteva steampaccare, credo sì, ma non l'ha fatto. Evidentemente non vuole oltre danneggiare molto i suoi Marine per vincere soltanto contro tre Reaper. Bunker difensivo per Movie Maker, ancora non ci sono medivac in campo, quindi non potrà droppare, scusate, bunker difensivo per MMI, quindi non ci sono medivac in campo, quindi non potrà droppare Movie Maker, cosa che gli abbiamo visto fare molto bene nei game precedenti, sia contro Eld che contro MMI nel precedente game. Diventa operativa in questo momento la prima espansione di Movie Maker, e intanto si avvicina, si approssima al Natural di MMI, manda un Marine da scout. Nota che c'è, insomma, un bunker con un grande quantitativo di Marine. Non credo che possa fare molto con questo contingente, soltanto un Marauder può fare ben poco, nonostante sia supportato. Switch tra spazioporto e fabbrica. E intanto arrivano gli upgrade per MMI, più uno all'armatura. È finito quasi il più uno, insomma, mancano ancora a metà quasi il più uno degli attacchi a distanza. Questo contingente di Marine e il Marauder non sanno che fare, insomma, decidono di ripiegare mentre credo che vada a prendere la torre Xen'Naga. Infatti, con il Marine che si è staccato dal gruppo in questo momento, intanto bunker anche per Movie Maker. Entrambi i giocatori mi sembra che stiano decidendo di macrare. Infatti il push dell'ottavo minuto ormai è superato, siamo al dodicesimo, quindi si va verso un mid game. Due SCV lasciati fermi da parte di MMI, dovrebbe stare più attento a questi dettagli. Comunque vedremo un po' cosa farà ora. Intanto altre tre racks per Movie Maker. Good luck fan per il caroietto, che è venuto soltanto per castare un game e poi per andarsene, insomma, si è preso un po' di gloria. Speriamo che comunque si sia divertito contro Elto, insomma, uno dei due si sia divertito giocando. Forse Elt, che ha vinto, si è divertito un po' di più. Ad ogni modo, 3 racks in più per MMI, che credo che stia andando di full bio a questo punto. Sta facendo anche gli upgrade, arriva anche l'armeria, quindi molto probabilmente vedremo forse anche qualcos'altro dei Thor. Intanto arriva il drop di Movie Maker sulla linea mineraria di MMI, che ha tutta l'armata praticamente fuori posizione. Deve allontanare gli SCV ora. Produrrà dei Marine, dei Marauder. Infatti ne ha in produzione già 5, un carro e una navetta medica. Altre 3 racks per lui sono completamente. Intanto arriva l'ingaggio sulla vicino alla Natural di Movie Maker. C'è il Marine che viene over riparato dagli SCV, e con un carro piazzato sta facendo una strage Movie Maker. MMI probabilmente è concentrato anche sul gestire il combattimento sulla sua Natural, anzi perde la
il centro di comando principale è costretto a questo momento a ritirare perché non poteva fare più danni, infatti il bunker ha praticamente retto la situazione anche con il supporto del carro piazzato. In questo momento recupera tutti i marine con la medivac e allontana boostandola con la possibilità appunto di andare più veloce per la medivac. La mette in un posto un po' lontano, piazza subito dei marine dietro la linea mineraria della sua natural MMI per evitare che questa medivac faccia i danni. Intanto ancora boost per rientrare sul main base di MMI. Moonmaker nu troppa nuovamente, se la prende con i bunker, evidentemente non fa molti danni, lascia un marine per fungere da Pungible, insomma, di solito si fa così per far attaccare le unità dell'avversario, il marine, non la medivac, insomma, per far salvare la medivac, visto che aveva anche soltanto 24 punti di struttura. Intanto MMI, intanto Moviemaker, scusate, prende posizione al centro della mappa con un manipolo di marine e dei marauder. Iniziano gli upgrade anche per lui, più uno agli attacchi a distanza, più uno all'armatura, mentre MMI vengono distrutte due medivac che erano andate in avanti senza nessuna copertura. Arrivano i marine steampaccati, riescono a distruggere, ad uccidere praticamente i marini che erano di supporto a questi due tank, ma i tank piazzati fanno praticamente strage di tutto quanto, e con questo ingaggio praticamente Movie Maker prende un buon vantaggio, 78 di psi per MMI, 103 per Movie Maker, che sta riprendendo la situazione egregiamente. Riesce a droppare nuovamente dietro la linea mineraria della seconda espansione di MMI con la navetta medica che si era salvata precedentemente. Intanto arrivano il manipolo di marine e i due tank nuovo piazzati a ridosso della seconda espansione di Moonmaker, che sta soffrendo tantissimo in questo momento. Deve annullare il suo centro di comando che era in costruzione, 65 di psi per MMI e 109 per Moonmaker. La medivac viene recuperata per curare dei marine. Ci sono dei marine di MMI con rally point sbagliato che arrivano praticamente in faccia ai due tank che tranquillamente li fanno saltare in aria. E Movie Maker in questo momento ha preso la sua seconda espansione, continuano gli upgrade per entrambi, il più 2 per gli attacchi a distanza per Movie Maker, produzione di 9 marine e un marauder, altre due navette mediche, un altro centro di comando per Movie Maker, seconda prima armeria anche per Movie Maker. Intanto questi due carri, la navetta medica, tengono sotto scacco praticamente lo spazio che permette ad arrivare dalle No, gli SCV riescono comunque a passare lo spazio tra la Natural e la seconda espansione di MMA. Intanto uno steampack aggressivo dei Marine si porta a casa quei due tank piazzati e anche la Medivac, e riconquista lo spazio che è vicino alla sua base MMA. Intanto c'è un altro drop da parte di Moviemaker dietro la linea mineraria della Natural. Vediamo quanti danni riuscirà a portare a casa il giocatore Terran in rosso. Arriva la prima torretta medica, ma non fa molti danni, credo che abbia distrutto soltanto uno o due SCV. Seconda torretta medica dietro la linea mineraria, evidentemente teme un altro drop di questa navetta medica, che infatti non si fa aspettare, arriva prontamente. Vedremo se farà ancora degli altri danni, oppure se primo, secondo SCV distrutto, terzo, quarto SCV distrutto, quinto SCV distrutto, sesto SCV distrutto, distrutta anche la torretta che era in costruzione, non l'ha annullata. MMI sta ripiegando con la sua armata, piove un mulo, forse potrebbe distruggere anche questo. Arriva l'ingaggio in questo momento, dovrebbe cercare di andarsene Movie Maker, ma lascia i suoi marini morire, probabilmente perde anche la navetta medica, che infatti cerca di entrare per la via sbagliata e viene distrutta al volo. Piove un altro mulo dal cielo. Intanto c'è un altro drop di Movie Maker, che però becca in faccia una torretta lanciamissili, riesce a droppare credo nulla, praticamente la torretta viene distrutta senza aver fatto danni. 150 drop sì per Movie Maker, 93 per MMI, che comunque sta reagendo abbastanza bene. Vediamo ora l'ingaggio, si avvicinano, si arrivano a vedersi le due armate, steampack aggressivo da parte di entrambi. Nessuno dei due fa un passo avanti, quindi rimangono dietro a molti marine. Nessuno piazza dei carri, ha più navette mediche MMI, ma perde praticamente tutto, e arriva il GG da parte di MMI. Abbiamo visto